ringrazio il ministro provinciale Paolo Quaranta che ci ha fatto questa presentazione dei frati e del nuovo parroco, e cominciamo subito il momento della immissione canonica. La nostra comunità parrocchiale di Cristo Re, riunita in questo giorno di festa, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve da me vostro vescovo il nuovo parroco, nella persona del presbitero padre Paolo Lovatti. Nella successione della continuità del ministero si esprime l'idolo pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il vescovo affida una porzione del suo regno. Filippo Santoro, per grazia di Dio e della sede apostolica, arcivescovo metropolita di Napoli. Al diretto figlio di Cristo, padre Paolo, martire dell'ordine dei frati minori, pace e benedizione del Signore. In seguito al trasferimento dall'ufficio del reverendo padre Antonio Marigio, parroco di Cristo Re Marina Franca, ho ritenuto opportuno, su segnalazione del tuo ministro provinciale, affidare a te la comunità di cui sei vicario parrocchiale sin dal settembre 2016. In questi anni ho potuto apprezzare il tuo entusiasmo sacerdotale, le qualità di fede e di zelo apostolico. Per questo, desideroso di provvedere al bene spirituale dei fedeli, a norma del canone 522 del codice di diritto canonico e del decreto della Conferenza Episcopale Italiana di data 6 settembre 1984, ti nomino per 9 anni parroco della suddetta parrocchia Cristo Re Martina Franca, attribuendoti tutti i diritti e i doveri previsti dai canoni e dagli statuti e dalle legittime consuetudini dell'arcidiocesi, connessi con il pieno esercizio della tua missione di parroco, e soltanto i fedeli a te affidati ad accoglierti con animo pronto come maestro e guida. Voglio infine che durante il rito di missione canonica nell'ufficio di parroco tu emetta la professione di fede. Prego il buon pastore perché ti ricordi di doni per adempiere con efficacia spirituale il tuo ministero, mentre ti affido all'intercessione materna di Maria Santissima e di San Francesco d'Assisi, dato a Taranto dalla sede metropolitana il giorno 1 di ottobre dell'anno 2019. Memoria liturgica di Santa Teresa del Bambino Gesù, anno ottavo del nostro episcopato. Filippo Santoro, arcivescovo metropolitano. Invochiamo ora lo Spirito del Signore, perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Amen.
detto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore, in Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con benevolenza il nuovo Padre, Padre Paolo, a cui affini un'eletta porzione del tuo greggio. Fa che la comunità parrocchiale di Cristo cresca e si edifichi in tempio santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, e ti diverremo nei secoli dei secoli. Amen. Padre Paolo, aspergi il popolo di Dio, venga